Allora, parliamo dell'ultimo video di Yotobi. Il titolo non è una provocazione a lui, semmai è un titolo un po' accattivante, perché non è che ce l'abbia con lui, anzi apprezzo il video che ha fatto, è stato un bellissimo video. Ci volevo fare una riflessione su in base a quello che io so. Ho avuto la fortuna di conoscere molti big, di sentire tante storie e avere a che fare con tante realtà. Purtroppo, forse Yotobi non lo sa o forse non lo vuole dire, ma le views non le hanno comprate solo canali piccoli, anzi purtroppo l'hanno fatto anche alcuni big. Contraddico quello che lui ha affermato nel suo esperimento. È vero che a volte possono toglierti una percentuale di views, ma in tendenza ormai ci sei finito. Ergo, quando uno compra delle views, gli basta farlo due volte, che poi automaticamente finirà in tendenza e qualcuno lo conoscerà. Dove voglio arrivare? Il messaggio di questo video è breve, voglio che sia conciso, così che voi in 3 minuti sappiate tutto. Purtroppo, come temevo, e il video di Yotobi me lo conferma, su YouTube non c'è molta meritocrazia. Io ho sentito un big, non posso fare nomi, che mi diceva di altri big che ora sono molto molto famosi, che gli chiedevano all'epoca come si comprano le views. È una cosa un po' triste perché non lascia spazio appunto alla meritocrazia, è una cosa triste perché è come comprarsi il successo oggi. Forse qualcosa è cambiata. Una volta c'era la raccomandazione, ma dovevi essere bravo a farti raccomandare, dovevi avere delle cose, delle amicizie giuste, te le dovevi saper fare, oppure eri figlio d'arte ed eri raccomandato, ma lì ero un bene perché avevi avuto la possibilità di studiare molto, cioè chi è per esempio un doppiatore figlio d'arte, fin da piccolo doppia, quindi la sua raccomandazione è ben venga perché hai un professionista che sin dall'età di 5 anni magari doppia. Nel caso di YouTube, comprando le views, ok, hai investito 150 euro, 200 euro e poi ne guadagni 1000, 2000, capirai sti cazzi, ecco, è un investimento appunto quello che fai. E un po' mi dispiace perché non è che non si può diventare famosi senza comprare views, assolutamente. Ci sono tanti canali che ce l'hanno fatta senza e li ammiro tantissimo. Però è anche vero che molti lo fanno. Addirittura anche chi è già famoso lo fa per incrementare ancora di più il pubblico, per avere sempre un bacino d'utenza maggiore. È una cosa che posso capire dal punto di vista aziendale, organizzativo e manageriale. Però d'altro canto YouTube dovrebbe essere più serrato nei controlli, più ferreo, più ristretto in modo tale da poter controllare tutto e creare un flusso di view più spontaneo, ergo un pubblico vero, ergo un pubblico maggiormente fidelizzato e un pubblico più adatto a determinate inserzioni pubblicitarie. Anche se purtroppo, devo essere onesto, quando compri le views ti arriva così tanto pubblico che anche a fare una scrematura avrai un pubblico fidelizzato e quindi alla fine, se arrivi a 1 milione di iscritti, 100.000, 50.000, che già è tantissimo, ti seguirà davvero e alle aziende interessa il numero, non come lo fai e quanto vero possa essere. Infatti tante aziende investono su fashion blogger, Instagrammer, non so come chiamarli, anche se quei numeri non rendono minimamente. Su Instagram si vede che chi compra i like o chi ha tutti quei programmini, metti like a tempesta e te ne arrivano altri 100 e poi c'è sempre un divario follower, like, una roba tristissima, che su Instagram c'è un'altra parentesi triste, quelli che ripostano anche foto di altri account, però questa cosa non l'ho capita e non la so. Questo è tutto, noi ci vediamo al prossimo video.